Ciao raga, è domenica pomeriggio e stavo per andare al rifugio quando ho trovato questa piccolina all'interno di un... sentivo i cani abbaiare, 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 poi comunque mi hanno chiamato i vicini, in realtà era la presenza di questa cagnolina, di questo volpino bianco all'interno dell'immondizia. Strane le tre cose. Ha ringhiato in un primo momento perché probabilmente per paura. Poi vabbè, insomma, con le dovute cautele l'ho tirata fuori, l'ho fatta bere e mangiare, aveva sete e fame. Il suo pelo per certi versi è morbido e setoso e pulito, per altri, come dal dorso in giù, è un nodo di immondizia. Sta, diciamo, in uno stato generale piuttosto buono. Non vedo presenza di pulci, non vedo presenza di zecche, chiaramente per quello che sono riuscita a controllare, già che insomma dalla museruola passare senza è stato già un grande passo avanti che ci ha permesso di controllare la cagnolina che si fidasse fino a quando appunto a pancia all'aria ho notato avere ancora dei punti di sutura. Di una sterilizzazione avvenuta all'incirca, stimo 7-8 giorni fa. Quindi questo ci fa pensare tre cose. ASL è rimessa sul territorio ed è finita ed è caduta nell'immondizia da sola. Qualcuno che prima di partire ha voluto sterilizzare il cane per coscienza e poi abbandonarlo. Coscienza, vabbè. Il cane si è perso, ci avrà un chip, è domenica e non lo sappiamo. Speriamo che arrivi domani, lunedì, prestissimo, perché io ho qualche difficoltà con i miei cani e soprattutto lasciare mamma sola, andare al rifugio e al capannone e potrebbero darsi morsi che non vorrei mai, soprattutto perché appunto, vabbè, insomma, raga, il video la dice tutta perché comunque sia cerco aiuto comunque per un nuovo padrone. Io non posso tenerla, non posso tenerla perché non posso tenere due cani miei, grandi, mia madre e la cagnolina che comunque ha buttato per terra una barricata in ferro che sta anche dall'altro lato e andare su e giù per strada. Detto questo, che vedevo di più? Le gengive sono belle rosse, non dimostra nessun segno di cattiva salute. Credo abbia 2 anni. Ecco, io questo temo praticamente, perché dover andare al rifugio, al capannone, con mamma che insomma... Allora vi chiedo, ma vi chiedo per cortesia di darmi una mano a cercare, non la vedo più, a cercare vecchio padrone con le foto che vi mostrerò, sperando che veramente si sia persa. La cosa che mi sembra strana è che ha dei nodi, dei nodi pazzeschi di pelo molto sporco. E che non sono di ieri né di una settimana, ma di un bel po' di tempo. Aveva anche molta molta fame. Si è tranquillizzata, sta qua già da un paio d'ore. Io adesso devo andare, però cioè, fate girare veramente a palla. Il cane è stato trovato nei pressi di una traversa di via San Rocco a Marano di Napoli con una sorta di collare tipo cintura praticamente. Consumatissima. Questa è l'unica cosa che posso dire, ma penso che poi dopo, se esistesse un padrone che non l'ha cippata, cioè sicuramente vorrei parlargli prima per capire. Nel caso, cerca casa urgentemente, io non posso tenerla per nessun motivo, non ho più il rifugio, lo sta ospitando per un altro paio di giorni i cani che ci sono e che non possono uscire dal box. Posto non ce n'è, al rifugio nuovo non è ancora possibile trasportare altri cani, i posti sono ancora pochissimi e per lei non ce n'è. Non so che dire, so soltanto che cioè, questa mi mancava, però viva Dio si è trovato, devo dire, me. Baci.